Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione. L'evento ha avuto il patrocinio di Amici Onlus ed è stato supportato in maniera non condizionante da Fresenius Kabi. Professoressa Castiglione, quanto è importante mantenere un corretto stato nutrizionale nei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali e in quali fasi della malattia la nutrizione occupa un ruolo di rilievo per eventuali conseguenze ad esse connesse? Grazie della domanda, perché la nutrizione nelle malattie infiammatorie croniche intestinali è una tematica molto sentita sia dai pazienti che dai medici. Un recente panel di esperti sulle malattie infiammatorie ha indicato tra le 10 misure di outcome principali nel management di queste malattie proprio la presenza e la gestione della malnutrizione. È quindi importante sapere che c'è una prevalenza alta, moderato alta di malnutrizione in questi pazienti, che arriva sino al 70%, in particolare in malattia di Crohn, e quindi diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario. Per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia. Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale? Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale. I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori e come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente? Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie, è importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia. Infine, cos'è che si può migliorare e cos'è che manca? Direi senz'altro diffondere maggiormente le conoscenze relative all'importanza della valutazione dello stato nutrizionale. Allora, quello che si può fare, ed è anche facile farlo, è da parte dei gastroenterologi definire il rischio di malnutrizione, quindi fare uno screening del rischio di malnutrizione
anche ambulatorialmente, ed è semplice perché si può fare calcolando il body mass index, chiedendo al paziente qual è stato il calo ponderale negli ultimi 3-6 mesi, se c'è stato un ridotto intake nutrizionale nell'ultima settimana, se c'è attività di malattia. Ecco, questa valutazione ci consente di definire se il paziente è a rischio di malnutrizione e quindi di identificare precocemente quei pazienti che, grazie alla collaborazione poi del centro di nutrizione clinica, quindi di nutrizionisti esperti o dei nostri dietisti, possano beneficiare di un trattamento di supporto come terapia primaria della nutrizione.